E allora eccoci, come avrai immaginato nella guida di oggi parliamo di track e nello specifico vediamo come scegliere la larghezza giusta del mio track. Sembra facile, ma in realtà ci sono una miriade di misure diverse, tra l'altro espresse in maniere diverse, quindi è complicato capire a cosa corrispondono spesso le misure che troviamo. Pensa che tutti questi track che vedi qui davanti a me sono tutti quanti diversi uno dall'altro. Questo e questo, per esempio, che sembrano uguali, in realtà hanno due larghezze diverse e due altezze pure diverse. Questo e questo, che sembrano anche loro identici, hanno due larghezze sì uguali, ma in realtà sono uno più alto e uno più basso. Il concetto da capire per scegliere il track giusto è uno ed è abbastanza semplice. Le mie ruote devono essere allineate con il bordo della tavola, non devono sbucare fuori e non devono rimanere troppo indentro. Quando le ruote sono allineate al bordo della mia tavola, curva come dovrebbe, ho il massimo della pressione sulle ruote, quindi hai il giusto grip, quando magari vado forte, sono in ball, nello skatepark, ho la giusta tenuta, ho la curva giusta e non ho controindicazioni particolari. Tra poco vediamo a cosa mi riferisco. Potrei parlare per mezz'ora, ma farei praticamente solo confusione. La cosa più semplice è quella di usare delle tabelle. Sul mio sito vagaborder.com trovi una pagina, c'è una guida che si chiama Misure Track Skate e come scegliere, e lì ho fatto una tabellina dove ti ho scritto le misure della larghezza della tavola e quale track montano in base alla misura. Qua sopra in alto, la prima foto che trovi è una foto di tutti i track independent con la loro misura e la tavola a cui corrispondono. Se fosse tutto qua sarebbe abbastanza semplice. Il problema è che ognuno usa un metodo diverso di interpretare la misura. Per esempio, questo è un Venture 525 e questo è un independent da 139. Questo e questo hanno la stessa identica larghezza, loro però lo chiamano 525, Independent lo chiama 139. La misura a cui si riferiscono è questa, quella dell'hanger, quindi della parte sopra del track, e loro però Independent la esprime in millimetri, questa misura qua, mentre invece Venture la esprime in pollici. In realtà quelli di Thunder usano un'altra misura ancora, ad esempio questo per loro è il 147. Io l'ho misurato tutto, non ho mai capito che cavolo è quella misura lì. Non lo so che cos'è, se tu lo sai magari scrivimelo qua sotto nei commenti. Di fatto sappiamo a cosa corrisponde. Quella che loro chiamano 147 in realtà corrisponde alla 5.25 di Venture e alla 139 di Independent. Però mettiamo da una parte Thunder per un attimo. Prendiamo in considerazione, per semplificare al massimo le cose, i due track più venduti e prendiamo le misure di tavole più vendute. Le misure di tavole più comuni sono quelle dalla 7.5 di larghezza, in pollici sempre, alla 8.5. Nella 7.5 il track che si monta è il 5.0, pari al 129 di Independent. Questo track qua copre fino alla 8. Dopodiché passiamo al 5.25 di track, nonché al 139, che fa dalla 8 più o meno alla 8 e mezzo. Independent produce da poco un nuovo track che è il 144, che è molto tattico perché è una bella via di mezzo e in pratica va perfetto sulle tavole da 8.25, che sono praticamente le più diffuse in questo momento. Per le tavole dalla 8 e mezzo in su si andrà a montare il 149, nonché il 575 o il 5.8 a seconda dei marchi. Venture lo chiama 575. E così abbiamo praticamente detto a parole quello che c'è nella tabella, non tutto tutto, ma le misure principali. Sempre rispondendo alle domande che mi fate spesso: cosa succede se monto dei track troppo larghi per la mia tavola e cosa succede se monto dei track troppo stretti per la mia tavola? Delle due cose è sicuramente meglio avere dei track più stretti della tavola. Le mie ruote non dovrebbero mai uscire al di fuori della sagoma della tavola, perché cosa succede? Che mentre mi spingo rischio di sbattere nelle ruote e volo per terra, faccio delle cadute bruttissime, perché quello è un momento in cui io sono in equilibrio con un piede solo sulla tavola, spingo, quindi è anche un momento in cui spesso si va anche un po' fortino e assolutamente, quindi le ruote devono stare dentro al profilo della tavola. Se viceversa le ruote invece rimangono leggermente dentro, cosa succede? Che non riesco a trasmettere abbastanza pressione sulle mie ruote e terrà anche di meno, quindi avrò anche una tenuta minore, che per chi gira in ball, in park, in tutte queste situazioni qua
è assolutamente da evitare. Però delle due cose è meglio una ruota che rimane leggermente dentro piuttosto che una ruota che sbuca fuori. Eccezioni tra gli esperti chiaramente ce ne sono. Chi per esempio gira in half pipe, soprattutto in vert, a livelli molto alti, spesso usa delle tavole con dei track più larghi, quindi le ruote sbucano fuori. Capita di vedere questi setup. Perché? Perché loro non si spingono, chi gira in vert rampe non si spinge, quindi non ha il problema di battere con i piedi contro alle ruote. Viceversa capitava soprattutto in passato di vedere anche skater che usavano dei setup con dei track più stretti. Perché li preferivano? Perché erano più agili e la tavola era più scattosa, più veloce, più reattiva. E con questa direi che abbiamo detto praticamente tutto. Ricordati le tabelline qua sotto nel link. Io come sempre spero che questa guida ti sia stata utile. Se ti piacciono i contenuti di Vagaboarder, il miglior modo di supportare questo canale è quello di acquistare dal nostro shop e dai nostri collaboratori che trovi sempre nei link in descrizione. Se hai dei dubbi lasciami un commento qua sotto, se hai suggerimenti, qualsiasi cosa, ad esempio se hai scoperto cos'è quel 147 che dicono loro di Thunder, fammelo sapere perché sono davvero curioso. Io ti saluto e alla prossima con qualcosa sempre sugli sport di tavola. Ciao!